Ho una domanda per voi. Qual è il primo media, il primo consumo nel mercato del tempo libero? Allora, siamo d'accordo, guardando i dati, i numeri, i soldi che si producono, che c'è il videogioco. C'è il porno, io ho un canale Pornhub appositamente per... Ah, ma se non lo sapevate che c'è un canale Pornhub, andate a scrivere Dell'Imello su Pornhub, compaio io. E poi sicuramente ci sono le serie TV. Ora immaginate di unire il grande, vastissimo mercato dell'intrattenimento videoludico al grande, vastissimo mercato delle serie TV. Viene fuori The Witcher. Ora, come è possibile che questa serie abbia raggiunto un consenso immenso dentro un vastissimo pubblico all'interno del già vasto pubblico delle serie TV? Me lo sono chiesto. Però non volevo solo la mia risposta. La mia risposta è quella di un vate, quella di un profeta, di uno che ci capisce, di uno che sa analizzare, di un esperto, un massimo esperto di film, serie TV come me. Sa già la risposta. Ho detto, vediamo cosa pensano i semplici, i normi, i simpli. Andiamo a vedere, digitiamo. Ho detto, quale simpli, quale normi può aver parlato di The Witcher e aver detto la sua? Bla bla bla, Kal-El, il nostro Superman, che commette nuovamente l'errore di leggere in maniera sciocca, infantile, da giovanotto un avvenimento, un'opera di intrattenimento di massa, andando ancora a pescare buchi di trama, questo e quell'altro. Allora, siccome Kal-El non è assolutamente in grado di rispondere a grandi domande su questi temi, ci penso io che sono il migliore di tutti, io che sono il più onesto dei critici cinematografici su YouTube. Io che sono un vero e proprio massimo esperto, allora vi voglio illuminare. Siccome io ritengo che il pubblico abbia ragione, quasi sempre, raramente sbaglia, ci possono essere delle condizioni per cui il pubblico può sbagliare, il pubblico ha apprezzato questa serie, l'ha apprezzata moltissimo e la maggior parte di questo vasto pubblico ha apprezzato The Witcher. Quindi è assurdo che la gente piaccia The Witcher. Per carità, va benissimo che ci sia qualcuno a cui non è piaciuto e va benissimo che vogliamo fare le femminucce e le bloggerine che raccontano perché a me non è piaciuto quello, perché a me non è piaciuto quell'altro, come se ci interessasse del loro gusto personale. Il gusto personale è interessante solo se viene messo in un contesto più ampio. Allora, visto per esempio che a me è piaciuto, e a me basterebbe dire che mi è piaciuto perché la gente vuole sapere cosa il massimo esperto adora e cosa no. Sul mio canale Instagram ho voluto fare i voti di The Witcher, di Messia, di Promised Neverland, perché la gente interessa quello che io penso. Sono un influencer bello. Mamma mia, quanto sono belli. Forse il più bello di tutti gli influencer che parlano di cinema e serie TV. Un vantaggio non da poco. Ma io ritengo che è mia responsabilità non approfittare della mia bellezza e dell'interesse che le persone nutrono per me per dire anch'io, no? Delle cose in più, per metterle in un contesto più ampio. Allora mi sono chiesto, le cose che sono piaciute a me di questa serie possono essere le stesse che sono piaciute alla stragrande maggioranza delle persone? E quindi chi denigra il nostro gusto non ha capito assolutamente niente di The Witcher, del perché ci è piaciuto? Forse anche a chi è piaciuta la serie non si è interrogato sul perché gli è piaciuta. Allora io vi provo a fare l'analisi che ho fatto a me stesso e ditemi se avete riscontrato la stessa cosa. Primo fattore importante è che eravamo orfani di una serie TV, diciamo, sulla stessa lunghezza d'onda, che avesse un po' di politica, un po' di geopolitica, un world building con le sue regole, fisiche, naturali, realistiche, verosimili, è una parte di world building giocata sulla costruzione di una parte un pochino più magica, fantasy, cose così. The Witcher si colloca, diciamo, in questo aspetto, però non è un calco.
Non è assolutamente un calco, perché? Perché innanzitutto, secondo me, quello che è piaciuto tantissimo è un tono un po' diverso da quello serio, pesante, da fine del mondo, e da tutti contro tutti di Game of Thrones. La gara per il potere, no? Tutti i personaggi seguivano il potere, ma facendo le dovute differenze. In questo mondo qui il tono è un pochino diverso, perché i personaggi sono cafoni, trash, ma non troppo. In grado di stare dentro cioè di renderli credibili nei loro momenti emotivi e drammatici, ma anche di renderli credibili nelle scene un pochino più comiche, più leggere, un po' alla Hercules, potremmo dire, no? E secondo me questo tono un po' più rilassato rispetto a Game of Thrones lo fa percepire subito in modo diverso. Bisogna anche dire che i combattimenti, mamma mia, sono eccezionalmente coreografati, sia quelli di massa, quelli dove ci sono gruppi che combattono, ci sono delle strategie di passo, niente male, insomma, delle cose belle anche visivamente, ma soprattutto i combattimenti di spada che fa Geralt, il The Witcher, sono coreografati e seguiti dalla regia alla grande, forse un po' di meno quando combatte con i mostri, ma quando combatte contro gli umani è incredibile. La scena. Lui ha un carisma della Madonna ed è forse molto più semplice fare un racconto collettivo dove c'è però un punto un pochino più fermo degli altri. In Game of Thrones il punto fermo arriva un pochino più tardi, non è manco tanto fermo perché comunque ci sono due protagonisti a un certo punto, o almeno personaggi che hanno molto più spazio e importanza nella storia rispetto ad altri. Qui secondo me è una maggiore leggerezza, una maggior semplicità, senza tutta quella complessità di grovigli politici, no? Anche la sfida tra i regni e i maghi è molto semplificata e quindi tu te lo guardi con divertimento. È una serie che diverte proprio perché c'è un tono più leggero, una cosa così. C'è anche da dire che è differente di quel poco in alcune cose che li potrebbe accomunare la maggior parte delle cose che abbiamo sempre visto riguardo al fantasy. È così, le regole di questo mondo, i misteri che ci sono dentro, sono quel poco diversi che lo rendono un po' particolare. La storia che riguarda i Witcher, la storia che riguarda il personaggio di Geralt di Rivia, sono delle cose che ancora non assumono un'importanza grande, come potevano, diciamo, avere grande importanza le storie familiari dei personaggi di Game of Thrones, per fare un esempio, no? Sono molto più rilassate. Quindi tu ti godi questa serie, queste puntate, in modo molto rilassato e molto molto divertito, divertente vedendoci un potenziale, una quantità di storie che si possono raccontare, sembrano anche storie interessanti. Anche gli elfi qui non sono la stessa cosa, anche le creature mitologiche qui non sono la stessa cosa, ci sono delle differenze, dei mostri un pochino nuovi, diciamo il comparto di world building fantasy è un po' diverso dal resto. Quindi io credo sia per questo che è piaciuto alle persone. Allora perché denigrare i gusti degli altri? Allora, a me sorprende il fatto che ci sia questa volontà di denigrare quello che a noi non è piaciuto. Cioè, nel senso, a me qualcuno mi dice, The Witcher a me ha fatto schifo, mi ha fatto vomitare. Io per me va bene, un commento qualsiasi da influencerina media, ma va bene. Quando però The Witcher mi ha fatto imitare, se piace a qualcuno è un ritardato, è una cosa così. Beh, secondo me ci troviamo davanti a un perfetto imbecille. Vedete, io quello che contesto, ad esempio, quando parlo di One Piece, del personaggio di Zoro, che è assolutamente nullo, inutile, è che poi gli Zoriani sono gente di questo tipo, gente che, siccome a loro piace tantissimo un personaggio, devono denigrare non solo un altro personaggio, ma anche chi lo segue. Io questo trovo un atteggiamento infantile da nerdini e a volte mi abbasso anche io al loro livello. Ma per cortesia, imparate che i vostri gusti non contano nulla, contano i gusti della maggioranza. Quello che può interessare alle persone,
non è il gusto, è lo strumento critico che tu fornisci quando parli su YouTube a tante persone, perché se te lo tieni per te, se te lo tieni per il bar, nulla è importante. È importante per la cerchia di amici, per le discussioni che si sviluppano, eccetera, ma se siamo su YouTube, dobbiamo cercare di essere un pochino più seri riguardo alle cose. Basta fare i personaggetti nerd schifosi che vanno a guardare nel modo più puntiglioso la cosa che non torna, che non funziona. Ma di che state parlando? Di cosa state parlando? Cioè non siamo all'interno della vostra storia, quella immaginata da voi che nella vostra testa fila perfettamente. Siamo all'interno di una storia scritta per tante persone. E solo quelle tante persone possono giudicare, decretando il successo o l'insuccesso di qualcosa. Fine, punto. The Witcher è bellissima, divertentissima come serie. Sono felicissimo che arrivi anche, è stata annunciata la seconda stagione. E su Netflix stanno uscendo le cose pazzesche. Messia, bam, bellissima. Promised Neverland, bam, bellissima. Titans, la seconda stagione. Qualcosa non va, ma anche quella è bella, cioè stiamo vivendo un periodo d'oro delle serie televisive che il pubblico sa riconoscere quelle di qualità, si vede dal gradimento e dall'amore di persone che lo consumano. Quindi non ho paura che sti nerdini qui facciano tornare indietro il mondo, perché ho già testato sulla mia pelle le conseguenze di quello che succede quando i nerd si mettono tutti insieme e cacciano via un adattatore che aveva fatto un lavoro preziosissimo e diverso rispetto all'adattamento libero che già avevamo di una serie TV. La gente impone, i nerd impongono il cambio di design di Sonic, cambiano la Mary Jane, l'attrice che deve interpretare una Mary Jane. No, iniziate a capire che gli artisti, gli artigiani, i lavoratori dell'industria dell'intrattenimento devono poter fare quello che vogliono, anche di rovinare, secondo voi, una stagione come quella di Game of Thrones, l'ultima, perché quello è quello forse il meglio che potevano fare e voi non sapete se è così, perché comunque quando cerchi di accontentare qualcuno, succede sempre che scondi di tutti, come potrebbe essere uno Star Wars. Basta con i nerd, basta con le petizioni, basta con chi pensa di essere un professionista di un settore e non lo è. Caro Kal-El, non sei uno sceneggiatore, perché quando sarai uno sceneggiatore ti vedremo sceneggiare una serie TV, un film o un tuo cortometraggio, sarai uno sceneggiatorino, quello lì che fa le cose per se stesso e va bene, non ti puoi minimamente paragonare a niente. Non sei un professionista del settore, non puoi dire che quello non sa fare il suo lavoro, che uno sceneggiatore è un cane, che è caduta la merda sulla tastiera. Non si può dire perché tu non sei nessuno per criticare come si fa un lavoro. Tu, da pubblico, spettatore, puoi dire soltanto non mi è piaciuto per questo, mi è piaciuto per quello, no, non mi è piaciuto a me, quindi tu sei un cane. Non è che la tua lettura del buco di trama è quello che dici tu. Quest'anno sarà veramente la guerra contro tutti questi nerd da strapazzo, ragazzini che si credono professionisti. Viva i professionisti, viva l'industria del tempo libero, viva l'industria del trattenimento che deve essere liberata da questi nerd fondamentalisti e fascisti delle arti e del mercato dell'intrattenimento. Un saluto.